Poi trovai un cane. Mio marito poté di nuovo uscire di casa. Ricominciò ad essere se stesso. Dovetti curarlo spesso, eravamo sposati da quasi 35 anni e durante tutto questo tempo era miracolosamente riuscito a sfuggire più di una volta agli artigli della morte. E fino all'ultimo uscì da ogni malanno ringiovanito e baldanzoso. Per mio marito vincere era la cosa più importante in ogni ambito dell'esistenza. Era il giorno di Natale. Stavamo tornando a casa insieme, lentamente, dall'ambulatorio dove gli avevano prescritto delle medicine. E la pallida luce del crepuscolo notammo un cucciolo affondato fino al collo nella neve. Nei film di guerra ambientati nei campi di prigionia dell'Estremo Oriente si vedono esecuzioni in cui il condannato a morte viene sotterrato in una buca fino alle orecchie. La bocca è coperta dalla sabbia, respira solo dal naso, non riesce a urlare, può soltanto gemere. Anche il cane riusciva a malapena a guaire. Chi l'aveva abbandonato così non era un cattivo psicologo, perché contava che prima o poi qualcuno si sarebbe preso cura di lui. Chi avrebbe avuto il coraggio di lasciare quella povera creatura nelle fauci della morte la notte in cui era nato Gesù? Nemmeno mio marito, che non era affatto un amico degli animali, riuscì a sottrarsi alla magia di quella sera particolare. Non aveva nessuna voglia di introdurre estranei in casa nostra, tantomeno un cane, il quale richiedeva non solo cibo ma anche affetto. Eppure mi aiutò a estrarlo dalla neve ghiacciata. In realtà non avevamo intenzione di tenerlo per sempre. Pensavamo di affidarlo prima o poi a qualcuno. Eravamo solo certi che lì, in quelle condizioni, non poteva restare, altrimenti sarebbe morto prima dell'indomani. La povera bestiola lasciava presagire solo guai, mostrava di aver più bisogno delle cure di un medico che di cibo. Che strano regalo, disse mio marito mentre mi infilavo il cagnolino sotto il cappotto e lui, con il suo musetto nero, scrutava spaventato la strada nascosto nel mio collo di pelliccia, mentre la neve sciolta gli colava dalle zampe e dalla pancia sotto il cappotto. È raro trovare una vera sorpresa di Natale. Emerenk aveva finito le grandi pulizie, tutte le stanze splendevano. Mentre tornavamo adagio a casa, ci sprememmo il cervello per pensare dove sistemare il cane. Alla fine decidemmo per la stanza di mia madre, a quell'epoca già morta, in mezzo ai bei mobili antichi dove non accendevamo il riscaldamento. Spero che ami il XVIII secolo, disse mio marito, fino ai 2 anni. Il cane rosicchia le cose, poi smette da solo. Non replicai perché aveva ragione, e comunque non si sarebbe potuto fare niente con la povera bestiola che mi ero accollata se davvero avesse cominciato a rodere l'arredamento. Camminavamo come il rado corteo di una setta misteriosa, composta di pochi adepti, con la nostra reliquia nera sulla spalla il sabato di Natale. Quando Emerenke vide chi avevamo portato a casa, reagì come non mai, né prima né dopo, quando sarebbe morta per causa mia, uccisa dall'amore che voleva supplire una maternità mai vissuta. Stava riordinando la cucina, disponendo i dolci di Natale in un piatto. Appena entrammo, buttò il coltello sulla tavola e mi strappò il cane dalle mani. Lo frizionò energicamente con un panno, poi lo adagiò sul pavimento di pietra e guardò se sapeva camminare. L'animale mosse qualche passo maldestro, poi scivolò sul macilento sedere. Era ancora fradicio di neve, per paura fece pipì dappertutto. Emerenk coprì con un foglio di giornale la scia d'urina e mi spedì a cercare nell'armadio a muro uno dei piccoli asciugamani del bagno. Fino a quel momento non sapevo se avesse idea di dove sistemassi le cose. Ci teneva che io ritirassi tutto personalmente perché odiava toccare ciò che non le apparteneva. Da quella frase capii invece che conosceva il contenuto dei nostri armadi. Non toccava nulla, ma osservava, controllava, teneva conto. Emerek non sopportava i segreti degli altri. Le portai il telo di spugna.
avvolse il cane con cura come fosse un bebè e camminò avanti e indietro nell'anticamera sussurrandogli qualcosa nell'orecchio. Andai a telefonare. Non c'era tempo da perdere, se volevamo davvero salvare la bestiola. Il televisore dentro trasmetteva già i canti natalizi. L'atmosfera di festa si sentiva nell'aria. Si percepiva attraverso i profumi, i colori, le musiche intorno a noi. Avevo ormai perduto moltissime cose di me stessa, ma il senso dell'atmosfera del Natale, impregnata di polvere di stelle, simboleggiata dal bambino con l'aureola tra le braccia della Vergine Madre, mi era rimasto. Emmerich non vedeva né sentiva niente. Passeggiò con il cane nel vestibolo, gli canticchiò una canzone con la sua voce rasposa. Celebrò la nascita di Cristo con una capriola sentimentale, commovente e grottesca al tempo stesso. Stringendo tra le braccia quel cane nero avvolto nell'asciugamano, offriva una vacillante caricatura della maternità, come fosse un'assurda Madonna. Dio solo sa, per quanto ancora avrebbe ninnato la bestiola, se un vicino non avesse suonato la porta per dirle di tornare a casa. Era scoppiato un tubo dell'acqua. Bisognava fare immediatamente qualcosa. Il signor Brodarix aveva già telefonato all'idraulico, ma lei doveva correre a chiudere il rubinetto centrale. Mi mise il cane in braccio, con un'espressione assassina in volto, e partì verso casa per asciugare l'acqua. Trafficò con i rubinetti, ma ogni quarto d'ora ripassò da me per informarsi su come stava l'animale. Nel frattempo, un amico veterinario, convinto dalle nostre suppliche, aveva abbandonato le decorazioni natalizie ed era corso a visitare il cagnolino. Emmerich ascoltò la sua diagnosi senza fiducia. Considerava tutti i medici stupidi e ignoranti. Non riusciva a sopportarli. D'altronde non credeva nemmeno alle medicine o nell'efficacia delle vaccinazioni. Sosteneva che facevano iniezioni solo per i soldi e diffondevano leggende di volpi e gatti con la rabbia per accrescere i loro guadagni. La battaglia per salvare la vita alla bestiola durò settimane. La vecchia donna puliva le tracce di diarrea senza battere ciglio. Se io non ero in casa, contravvenendo alle sue convinzioni, ficcava persino le medicine nella bocca del cane. Lo teneva fermo mentre gli facevano iniezioni di antibiotico. Noi intanto proponevamo l'animale in giro, a destra e a manca, ma nessuno voleva saperne di prenderlo. Lo chiamammo con un bel nome francese. Ma Emmerich non lo pronunciò mai e nemmeno il cane, dal canto suo, sembrò gradirlo. Intanto cresceva giorno dopo giorno, manifestando tutta la grazia e le buone qualità del suo miscuglio di razze, finché guarì e si rimise completamente in sesto. La sua intelligenza si rivelò di gran lunga superiore rispetto a quella dei cani di razza dei nostri amici. Non era bello, era nato da specie troppo diverse per esserlo. Ma tutti quelli che lo vedevano, guardando i suoi occhi molto scuri, accesi di un insolito fuoco, sentivano subito che era dotato di un'intelligenza quasi umana. Ci affezionammo prima ancora di rassegnarci al fatto che nessuno lo avrebbe voluto. Gli comprammo ogni genere di accessori e una cesta per dormire, che divorò nel giro di 2 settimane, spargendo brandelli di vimini in tutto l'appartamento. Quando desiderava dormire, si accucciava davanti alla porta senza coperta nei cuscini, adagiato solo sul suo pelo sempre più folto e dolcemente ondulato. In breve tempo si impadronì di un vocabolario essenziale per esprimere i bisogni della sua vita. Divenne un membro della famiglia che non poteva più essere escluso da nulla. Acquisì una personalità. Mio marito lo tollerava talvolta quando si dimostrava particolarmente intelligente o divertente. Lo carezzava persino. Io lo amavo. Emmerich lo adorava. Ricordo del piatto dell'amicizia, del calice con il vin brûlé e delle idee a essi associate, era ancora vivo. Rispettavo molto quegli amici degli animali che senza fiatare, senza muovere un dito, avevano lasciato partire i vagoni piombati nei quali, sostenevano alcuni volgari calunniatori, erano rinchiusi esseri umani. Quindi consideravo con una certa ironia anche il fanatismo zoofilo di Emmerich, se mi raccontava che le galline, i galli, le oche si affezionavano subito a lei. Sì, certo. Poi non era facile accopparli con un colpo alla testa o sgozzarli quando voleva preparare un piatto
con uno dei quei suoi amichetti personali, così domestici, che dopo pochi giorni venivano a beccare i semi di grano dalle sue labbra o si appollaiavano fiduciosi sull'over seat accanto a lei. Finché credetti che solo Emeren, che fosse attaccata al cane con una passione soggetta ai suoi sentimenti, mi divertii. Ma quando mi accorsi che anche lui la considerava la sua vera padrona, mi arrabbiai. Il cane giudicava ciascuno di noi con un diverso metro e assumeva un atteggiamento particolare a seconda delle circostanze. Con me si comportava da compagnone, con mio marito era silenzioso, così garbato. Quando invece arrivava Emerenk, si precipitava alla porta e l'accoglieva con guaiti di gioia. Lei gli spiegava un sacco di cose, a voce alta, scandendo le sillabe, come se istruisse un bambino che inizia a parlare. E non faceva mistero dei suoi insegnamenti. Ripeteva incessantemente il testo, come fosse una poesia, infischiandosene del nostro giudizio. Con la tua padrona puoi fare quel che vuoi, puoi leccarle la faccia, le mani, puoi stenderti sull'overseat accanto a lei. La tua padrona sopporta tutto perché ti ama. Il padrone è quieto come l'acqua, ma dato che non sai cosa c'è in fondo all'acqua, cane mio, non devi mai agitare l'acqua. Non fare arrabbiare il padrone perché altrimenti ti butta fuori. Invece qui hai un bel posto, anche se per un cane non è il massimo della vita starsene chiuso in un appartamento. Per quanto riguardava se stessa, non impartiva ordini. L'animale capiva in silenzio i suoi desideri. Gli aveva dato anche un altro nome, lo chiamava Viola. Era un maschio, ma a Emery che il dettaglio non interessava. Talvolta non insegnava, ammaestrava. Seduto, Viola. Finché non ti siedi, niente zucchero. Seduto, seduto. Quando capì in che cosa consisteva la ricompensa, le dissi che il medico aveva vietato lo zucchero al cane. Il dottore è un cretino, rispose Emerenk, facendo una vigorosa carezza sul dorso dell'animale. Cuccia, Viola, cuccia. Se stai buono, ti do qualcosa di buono. Ti do dello zucchero. Cuccia, Viola, cuccia. Viola fece la cuccia, la prima volta in cambio di uno zuccherino, poi gratis, seguendo un riflesso condizionato, appena sentiva il suono della parola d'ordine. La vecchia di tanto in tanto ci chiedeva il cane. Diceva che stava fuori tutto il giorno e avrebbe potuto fare la guardia alla casa al posto suo mentre sgombrava la neve. Mio marito le concedeva il permesso di portarlo via. Almeno, durante quelle ore, non avrebbe saltellato e abbaiato. Una volta le domandai se non temesse per il suo gatto, perché avevo sentito dire che ne possedeva uno. Ebbene, che rispose che non aveva paura, perché avrebbe insegnato a Viola che gli altri animali devono essere amati, non maltrattati. A Viola si poteva insegnare qualsiasi cosa. Se il cane combinava qualche marachella, nonostante glielo avessi vietato e nonostante il suo amore, lo picchiava orribilmente. Durante i 14 anni in cui visse, Viola non ricevette da me nemmeno una sberla, eppure considerava Emerenk come sua padrona. Avrei volentieri osservato che cosa faceva l'animale nel regno che la vecchia non aveva mai aperto ad altri esseri viventi, ma il divieto di entrare era ancora in vigore. Che là dentro avesse incontrato davvero un gatto lo arguì dalle pulci che ci portò in casa, perché da quel momento anche noi ci divertimmo con i piccoli parassiti. Il primo incontro doveva essere stato alquanto movimentato. Viola aveva una ferita sul naso, un profondo graffio all'orecchio. Il suo umore lasciava intravedere che aveva perso la battaglia e che dopo sicuramente si era preso anche un sacco di botte perché Emeren, che gli aveva ficcato nella testa con i suoi drastici sistemi, che il gatto non si doveva toccare. Ma non ne fece una tragedia. Ogni volta che tornava a casa, premeva il suo giovane muso triste contro le ginocchia di Emerenk. In seguito probabilmente non si verificarono altri problemi. Me ne resi conto del suo comportamento per strada quando lo portavo a passeggiare. Se
Se notava dei gatti randagi nascosti sotto i balconi, li guardava allegro, senza rabbia né imbarazzo, e se questi scappavano alla sua vista, dimostrava sincero stupore, non capendo perché dovessero correre, visto che non covava cattive intenzioni nei loro confronti. Per tutto l'inverno fece la guardia all'appartamento di Emerenk. Mise fine a quella storia solo quando, una domenica sera, era in casa ubriaco. Quando me lo riportò non credetti ai miei occhi. Il cane barcollava, sbuffava, rigirava gli occhi, la pancia borbogliava come una botte. Non riuscii a farlo reggere sulle proprie zampe, s'accasciava continuamente a terra. Mi accoccolai accanto e lo esaminai. Viola aveva il singhiozzo e puzzava di birra. Emerenk, questo cane è ubriaco, dissi con voce soffocata. Abbiamo bevuto un po', rispose flemmatica, non morirà per così poco. Aveva sete, mi ha fatto bene. Lei è impazzita, disse alzandomi in piedi, e per quanto riguarda il cane, non lo porterà mai più in casa sua. Basta! Non l'abbiamo salvato per ucciderlo con l'alcol cui lei lo sta abituando. Perché un po' di birra lo uccide? Chiese Emerenk con sorprendente amarezza. L'unica cosa certa è che l'anatra arrosto l'ho cucinata per lui, e la birra che abbiamo bevuto m'ha supplicato lui di dargliela, perché è lui che chiede che cosa posso farci se ormai è in grado di dirmi tutto. Era come se parlasse. Mi pregava di dargli da mangiare, da bere. Non è un cane come tutti gli altri, ma sì, certo, è un pranzo con me che lo uccide. A casa mia mangia in modo decente, non campa solo di aria come da voi, dove non si può dargli nulla fuori dagli orari stabiliti. Deve stare a dieta, non può mai fare la pappa in salotto, né prendere il cibo dalla mano, anche se mangiare dalla mano del padrone e non dentro una ciotola sarebbe il vero modo giusto. Sono io che lo uccido. Io che lo allevo, parlo con lui, gli insegno le cose belle, le cose buone. Parlava con ferale serietà, come fosse un pedagogo ferito nei suoi sentimenti più sacri. È forse lei che gli ha insegnato a fare la cuccia, a sollevare le zampe anteriori, a correre, a prendere e riportare la palla, a ringraziare? Lei e suo marito ve ne state rintanati in casa come due idoli. Non parlate nemmeno tra di voi. Ognuno nella propria stanza a battere sulla macchina da scrivere. Tenetevelo pure il vostro viola. Vedremo che cosa sarete capaci di fare. Finita la dichiarazione, si girò sui tacchi e uscì. Quando si trattava di cose importanti, Emerenk non parlava, dichiarava. Viola era crollato a terra, russava. Era talmente ubriaco che non si accorse nemmeno di essere stato abbandonato. Il problema non si presentò subito, ma solo il mattino dopo, perché Emerenk, che dava la colazione al cane, gli faceva fare una passeggiata e poi, la maggior parte delle volte, lo teneva con sé, stavolta non venne a prenderlo. Viola non aveva fatto i suoi bisogni, si trattenne finché poté, ma alle 6:15 cominciò a guaire così forte che fui costretta ad alzarmi e passò del tempo prima di rendermi conto che aspettavo invano. Emerenk era come Yahweh, puniva fino alla settima generazione. Il putiferio scoppiò davanti alla villa dove viveva Emerenk, perché il cane, come ogni mattina, voleva entrare nel suo appartamento e non riuscì mai a capire perché preferisse restare chiuso da Emerenk piuttosto che in casa nostra con me, dove aveva maggiore spazio a disposizione per ciondolare liberamente. Quando mi resi conto che tirare al guinzaglio era inutile, cominciò a ricalcitrare. Dette un violento strattone e cominciò a galoppare trascinandomi dietro. Lui era un cane forte. Io, sulla strada ricoperta di neve gelata, faticavo a camminare. Lungo il marciapiede c'erano mucchi di neve, tutte fonti di pericolo. Temevo di cadere, rompermi qualcosa, ma non potevo liberare l'animale perché rischiava di lanciarsi sotto una macchina. Quella mattina imparai i luoghi dove loro due solitamente andavano a passeggiare. Viola percorse in fretta e furia, con me appresso, tutto il circondario di Emerenk. Mi trascinò davanti alle 11 case dove la vecchia faceva le pulizie. Ansimavo, mezza accecata dalla neve, correvo di casa in casa, alla velocità che Viola imponeva in una folle galoppata alla Peer Gynt. Alla fine
Dette uno strattone più forte e mi fece volare gambe all'aria. Avevamo raggiunto la nostra meta. Aveva trovato ciò che cercava. Emerenk era lì, in piedi, voltata di schiena. Il cane le saltò addosso da dietro con un tale impeto che a momenti atterrava anche lei. Ma Emerenk era forte, 10 volte più forte di me, pur essendo io la giovane. Si girò, mi vide inginocchiata nella neve. Capì immediatamente che cosa era successo. Assestò un primo violento colpo al cane con il guinzaglio che avevo lasciato andare e poi continuò a percuoterlo, nonostante i suoi guaiti. Mi risollevai a stento, provando pietà per l'animale. Cucciolo scalzone, urlò Emerenk incollerita, come se stesse parlando con una persona. Non ci si comporta così, canaglia! Viola guardava in silenzio con gli occhi sbarrati. Emerenk lo fissò con la dura espressione di un domatore. Se vuoi che la tua padrona ti porti a spasso, devi promettere che non farai danni. Ma Emerenk non ti ubriacherai mai più, perché la tua padrona ha ragione. Ma non sa che nessuno ha mai festeggiato il mio compleanno, perché solo tu conosci che giorno è. L'ho rivelato soltanto a te. Non l'ho mai detto nemmeno al figlio di mio fratello Yossi, né a Sutu, ad Adelo, a Paulette, e il tenente colonnello se l'è ormai dimenticato. Ma quando ci risvegliamo non dobbiamo comportarci come teppisti. Bisogna chiedere il permesso. Alzati, Viola. Il cane, che aveva ascoltato coricato sulla pancia, piagnucolando, subendo i colpi senza fiatare e senza tentare di schivarli, a questo punto si sollevò. Chiedi scuse. Non avrei mai immaginato che l'ordine potesse funzionare, invece funzionò. Si appoggiò la zampa sinistra al cuore. Con la destra indicò il cielo come la statua di un patriota. Dillo, Viola, ingiunse Emerenk. E Viola abbaiò. Un'altra volta. Abbaiò di nuovo, senza distogliere lo sguardo dalla sua domatrice, per essere sicuro di eseguire bene il numero, perché sentiva d'istinto che sarebbe stato decisivo per il suo futuro. Adesso prometti che sarai un bravo ragazzo, sentì, e Viola le dette la zampa. Non a me, io lo so. Alla tua padrona. Viola si voltò nella direzione dove mi trovavo io e tese la zampa anteriore destra con aria sorniona, cosciente della propria colpa, come nelle immagini di San Francesco il lupo. E non la presi. Le ginocchia mi facevano male ed ero terribilmente furiosa con entrambe. Vedendo che supplicava invano, provò diversamente. Mi salutò senza che gli fosse ordinato, poi si riappoggiò la zampa sinistra sul cuore. Mi arresi. Aveva di nuovo vinto lei. Lo sapevamo tutti e tre. Non si preoccupi per lui, disse Emerenk. Oggi mangia con me. Glielo riporto a casa questa sera. E disinfetti la gamba, sanguina. Buona giornata. Impartì l'ordine solo con gli occhi, con un minimo gesto del capo. Ma Viola capì subito. Abbaiò 2 volte, rivolto verso di me, modulando la voce. Ringraziava. Emerenk legò il guinzaglio alla cancellata, si rimise a scopare la neve. Potevo andarmene. Tornai a casa, da sola, barcollante. Nevicava molto fitto.